Dobbiamo promuovere innanzitutto il fatto che siamo aperti, perché noi diamo per scontato questa cosa qua, ma guardate che a livello internazionale non è proprio così, nel senso che arrivano mail di turisti che chiedono: ma siete aperti? Ma quando aprite? La priorità ora per la prima regione turistica in Italia è questa: far sapere soprattutto ai grandi tour operator internazionali che la stagione estiva è salva, che il Veneto è aperto e sicuro. Lo si farà sui media e via social, una campagna che si preannuncia battente. Comunicare che è una regione attrezzata, che sta vaccinando, che ha dei protocolli di sicurezza anche all'interno delle proprie strutture, che ha personale qualificato e che da questo punto di vista si appresta a poter accogliere il turista in sicurezza. Sicurezza su cui punta il settore balneare da Bibione a Rosolina, pronto come roadmap del governo per il 15 maggio. Tutti gli operatori turistici della costa hanno veramente investito tante energie e anche molti denari per rendere questo posto e i servizi che siamo in grado di offrire ai nostri ospiti veramente ad un livello di sicurezza eccellente. Sicura per natura e per spazi, la montagna, dicono gli albergatori bellunesi che fissano un primo grande evento. Sulla riapertura la montagna sarà pronta anch'essa per il 15 maggio, non proprio per il 15 maggio, ma penso con una settimana dopo per la tappa del Giro d'Italia che avremo con arrivo a Cortina. Certo, in alta quota le attività all'aria aperta indicate dall'esecutivo causa temperature sono meno favorite. Riaprire i ristoranti solo all'aperto, sia mezzogiorno che a sera, in montagna lo trovo un po' improponibile. Resta più complicata la ripartenza delle città d'arte, mentre c'è uno spiraglio per le terme. La riapertura delle piscine non vale soltanto per le piscine sportive, dove tra l'altro ci sono le regole che erano già state previste prima, quindi i famosi 7 metri quadrati, no, per utente, ma la possibilità di riaprire anche le piscine termali, quindi collegate agli alberghi.